Oggi parleremo di una ricetta classica della nostra cucina siciliana, molto semplice da preparare, dove troveremo gli elementi estivi della nostra Sicilia, il pesto alla siciliana. Estate. Oggi siamo in via Ugo Fosco numero 34, siamo dal nostro santo, l'oasi della frutta, che ci fornirà tutto quello che ci serve per andare a preparare le nostre ricette che sicuramente avrete modo di apprezzare. Entriamo e vediamo se abbiamo tutto pronto. Buongiorno santo! Come stai? Benvenuto. Tutto bene? Sempre alla volta. Rispettiamo le distanze così non abbiamo problemi. Tempo di Covid. Ok. E allora, santo, per la ricetta che abbiamo pensato oggi, che è un classico della cucina siciliana, una cosa anche semplice perché tutto a crudo, e allora abbiamo pensato di fare il pesto alla siciliana, con le sue varianti, perché in Sicilia siamo ricchi di fantasia, quindi non abbiamo soltanto una... Esattamente, quindi rispettiamo anche questo. Quindi avrei bisogno di alcuni pochissimi ingredienti base, come un buon basilico di locale, dei buoni pomodori, possibilmente del costoluto, se ce l'abbiamo maturo, per fare il cosiddetto spiddato di pomodoro, o spellato in italiano, perché dobbiamo andare sempre, ecco, a valorizzare le nostre tradizioni antiche. E poi del buon aglio rosso di Nubia, possibilmente. Ok, quindi gli elementi semplicissimi, ma che vedrete ci permetteranno di preparare un piatto fresco e estivo. Cudincia l'umurtaro l'acqua pista, culistizzi si vagna e stanco arresta. Chi dentro il mortaio calpesta l'acqua, con gli schizzi si bagna e stanco resta. Chi non riesce ad uscire da idee e spazi ristretti, non conclude niente e vive scontento. Uno dei condimenti per la pasta asciutta più apprezzati al mondo è di sicuro il pesto alla genovese. Risalire con certezza alle origini di questa salsa è abbastanza difficile. La prima ricetta del pesto ligure dell'epoca moderna si trova nella Cucineria genovese, un libro del 1863 dedicato appunto alla cucina genovese. L'uso del mortaio in pietra per pestare ingredienti, come indicato nel testo, è certamente più antico. Ad esempio, il moretum, un insieme di erbe, aglio e formaggi, veniva pestato con il mortaio e spalmato sul pane già ai tempi dell'antica Roma. Probabilmente quella del pesto è una ricetta che si perde nella notte dei tempi, un modo italico per sfruttare il poco in qualcosa di delizioso. Ma fu grazie alle navi che salpavano dal porto di Genova che il pesto divenne popolare. È un punto di riferimento della nostra cucina italiana all'estero. Il pesto alla siciliana deriva senza dubbio dal pesto trapanese, le cui origini liguri risalgono all'inizio del secolo scorso, quando al porto di Trapani, visto gli intensi scambi commerciali, approdavano le navi provenienti dalla Liguria. La ricetta del pesto alla genovese sbarcò in Sicilia grazie ai marinai liguri. I trapanesi, dovendo usare prodotti del territorio, sostituirono i pinoli con le mandorle e aggiunsero i pomodori. Nacque così il pesto alla trapanese. Dopotutto era abbastanza facile che questo accadesse, perché già nell'entroterra agricolo si consumava un condimento a base di pomodoro e aglio. Era detto matarocco. Invece,
Per realizzare un ottimo pesto alla siciliana, gli ingredienti devono essere quelli tipici dell'isola, diversi da quelli del pesto alla genovese. Non sono migliori, ma diversi per gusto e aroma. Il basilico siciliano, per esempio, è molto diffuso e usato nelle famiglie di ogni estrazione sociale. Tuttavia, il basilico greco sarebbe da preferire nella ricetta per il profumo più dolce e meno pungente delle varietà a foglie larghe. Nel Decameron di Boccaccio è narrata la novella di tal Elisabetta da Messina, che del suo amato, dopo essere stato assassinato dai suoi fratelli per gelosia, seppellì la testa in un grande vaso di basilico che lei innaffiava tutti i giorni. Leggenda analoga al racconto del Boccaccio è una delle tradizioni popolari secondo la quale una giovane siciliana, durante la dominazione araba, innamoratasi di un moro, lo decapitò, avendo saputo che costui l'avrebbe lasciata per tornare da moglie e figli che gli avrebbe tenuti nascosti. Egli trattenne la testa mettendola sul balcone e vi piantò dentro del basilico, che manco a dirlo crebbe rigoglioso. Coloro che ammiravano il basilico e il suo bellissimo vaso cominciarono a commissionare ai vasai delle teste di moro oggi conosciutissima opera del pregevole artigianato siciliano. Che l'olio siciliano poi sia il migliore al mondo non lo dico io, ma l'olio Nuovo Days 2019, il concorso internazionale che premia i migliori oli extravergini di oliva al mondo. I siciliani stanno scoprendo solo adesso il potenziale di questo prodotto, per i quali è sempre stato prezioso ma non pregiato. Da sempre usato nelle famiglie siciliane, la produzione di olio da nocellare del Belice certamente è quella di maggior interesse per il consumo quotidiano. Altro elemento, l'aglio rosso di Nubia. L'aglio rosso di Nubia è uno dei prodotti siciliani che ha conquistato il prestigioso marchio di Presidio Slow Food. Ingrediente cardine della cucina trapanese, l'aglio di Nubia deve la sua bontà al contenuto di allicina nettamente superiore alla media. Il pesto alla siciliana ha un sapore molto delicato e floreale, questo dovuto alle note aromatiche della mandorla che si sposano con quelle del basilico siciliano, più gentili del comune basilico. Perfetto e elegante, è un olio a bassa acidità, come quello ottenuto dalla spremitura a freddo delle olive di Nocellara del Belice. Aglio, se è rosso di Nubia, ne basta poco, essendo questo molto intenso d'aroma. Se metti nella salsa un formaggio sapido, come un buon pecorino stagionato, anche quello siciliano, la salsa non necessita di aggiungere sale. Abbiamo il nostro basilico, caciocavallo stagionato grattugiato, ragusano DOP, un poco di ricotta di pecora fresca, aglio di Nubia, mandorle, pomodoro maturo, olio extravergine d'oliva. Il pesto alla siciliana si compone di questi ingredienti principali. Abbiamo poi le varianti, dipende la provenienza, la provincia, ci sono delle varianti più o meno simili. Il pesto alla siciliana a base è questo, poi abbiamo il pesto alla trapanese, per esempio, che è quello che faremo poi oggi, che ha in meno la ricotta rispetto agli altri ingredienti, e le mandorle sono caratteristiche della provincia di Agrigento, ma vengono usate in tutta la Sicilia, tranne alcune parti dove si usa il pistacchio o i pinoli. Perché si chiama pesto? Il pesto è una ricetta molto antica. Pensate che troviamo dei cenni in alcuni scritti di Virgilio, dove lui chiama una salsa verde, che non è altro che il basilico con l'aglio, chiamata successivamente poi in Liguria e nelle parti del nord della Toscana agliata, moretum, appunto una salsa verde che si usava evidentemente già a quel tempo. Da lì siamo passati poi al pesto più conosciuto in Italia, che è quello genovese, ma noi abbiamo il nostro siciliano e francamente lo preferiamo. Pesto, usiamo un mortaio, anticamente si usavano dei mortai in marmo o in una pietra liscia, poi sono stati sostituiti dal legno, che è quello che usiamo oggi noi qua, e che identifica proprio il nome di pesto, perché tutti gli elementi che noi abbiamo qua, aglio, basilico, mandorle in questo caso, e pomodoro, che verrà poi pelato, quindi tolta la sua pelle, usiamo un costoluto, che è un tipico pomodoro che si pianta e si usa qua nella nostra provincia di Trapani, che verrà
fatto cosiddetto spiddato, perché viene spellato a mano e usata soltanto la polpa tolta dai semi. Tutti questi elementi verranno pestati materialmente dentro questo mortaio di legno, ecco perché il nome pesti. Quindi cominciamo con lo spellare il pomodoro, che come vedete rigorosamente a mano. Perché a mano? Perché questa è, tutti i pesti sono delle salse che vengono preparate a crudo, quindi sono dei preparati freddi, proprio fatti per evitare di alterare, riscaldandoli, le loro proprietà organolettiche, le loro caratteristiche. Quindi non vi preoccupate se vi schizzate, è normale, vi sporcherete. Questa è la cucina, quella vera, dove ci si sporca. Ok, quindi io vi faccio vedere come si faceva proprio una volta, dove si incideva il pomodoro in questo senso e poi con proprio una pressione si andavano a togliere la parte, la maggioranza, diciamo così, della parte con i semi. Chiaramente con questa tecnica io sto cercando di rispettare il più possibile le tradizioni anche nella manualità. Chiaramente rimangono un po' di semini, che è la caratteristica poi del pesto, perché questi pomodori poi vengono tagliati leggermente, quindi non in maniera molto, quindi grossolana, e vengono inseriti nel nostro pesto, nel nostro mortaio. Ok, quindi una volta fatto questo andremo ad aggiungere il nostro basilico in foglie, magari lo sminuzzate in modo da avere una maggiore velocità poi nel raggiungere il risultato. Quindi andiamo a mettere 2-3 ciuffetti di basilico, aggiungeremo poi 2 spicchi di aglio, quindi andremo a togliere chiaramente la buccia del nostro aglio, tutto rigorosamente a mano, tutto fatto con la tempistica della cucina di una volta, che mia nonna diceva: nella cucina la lentezza è sapore. Sentite i profumi mentre cucinate di quest'aglio rosso di Nubia. Aggiungiamo un pugnetto di mandorle e aggiungiamo ora un po' di sale. Aggiungiamo un poco di pecorino grattugiato e cominciamo a fare proprio questo movimento. Vedete come comincia . Chiaramente non potete apprezzare il profumo, ma lo lascio alla vostra immaginazione. Diciamo che il composto base è quasi pronto. Se lo volete vedere su per giù, abbiamo, vedete, questo tipo di consistenza molto grossolano. Dobbiamo mettere il nostro composto base, una terrina di terracotta, aggiungiamo la nostra ricotta, okay, e poi aggiungiamo il nostro olio extravergine di oliva, possibilmente un nocellare del Belice o biancolilla, cerasolo, un olio nostro. Dobbiamo creare una amalgama . Ok
pesto è pronto. Adesso andremo a cucinare i nostri spaghetti e dopodiché andremo a pigliare. Questi sono i nostri colori, ai quali aggiungeremo uno spaghetto o una pasta fresca se abbiamo la possibilità di farlo, una busiata, e poi andremo a impiattare. Come vedete stiamo cucinando il nostro spaghettone. Un consiglio della nonna: non guardate i minuti che ci sono scritti nella pasta, 13 minuti, 12 minuti, bisogna assaggiare. Non è cotta. Quindi il nostro pesto alla siciliana in una saltapasta, in un tegame, quello che volete. Andremo a scolare la nostra pasta, ma siccome ci serve un po' di liquido, la prendiamo direttamente dalla nostra pentola. Un po' di acqua di cottura, sentite già come sale il profumo dell'aglio. Senza accendere il fornello, ragazzi, perché il pesto, abbiamo detto, è un condimento a freddo. Se noi andiamo ad accendere il fuoco, bruciamo l'aglio, bruciamo il pomodoro, bruciamo tutto. Dopodiché, signori, andremo a impiattare. Mettiamo un poco di... questa è una crema di mandorle emulsionata con olio a filo, basilico e un pizzico di sale. Quindi andremo a mettere il nostro condimento su questo lato del piatto. Poi con un semplice mestolo, potete fare una cosa che potete fare al ristorante, la facciamo, che non fa il solito piatto. Ok, andremo a adagiare questo qua. Okay. Chiaramente non esagerate con le porzioni, perché poi, come vi spiegherà la nostra nutrizionista, è un problema. Fare questo. Piatto meraviglioso con questi colori abbiniamo un nostro caratteristico vino bianco, il principe dei bianchi siciliani, che è il Grillo, è esattamente un abbatello di Matersoli. Questo è appunto un nostro Grillo, un colore giallo paglierino molto intenso, abbiamo dei profumi al naso di pompelmo e abbiamo un'acidità al palato che compensa le note del nostro pomodoro e delle nostre mandorle. Una temperatura intorno ai 5-6 gradi, abbastanza fresco, e va giù che è una meraviglia. Ben ritrovati! Oggi siamo qui a parlare di un primo piatto molto saporito, condito con un pesto che fa parte della tradizione gastronomica siciliana, il pesto alla Trapanese. Questo pesto prevede l'aggiunta di pomodori, basilico, mandorle, quindi prodotti tipici del territorio e anche molto genuini.
Iniziamo subito a parlare del basilico, perché ha notevoli proprietà nutritive e salutari ed è ricco di innumerevoli minerali e nutrienti, tra cui la vitamina K, il manganese, il magnesio, ma è anche un'ottima fonte di rame, di potassio e infatti è un ottimo diuretico e di vitamina C. C'è la presenza di antiossidanti e antinfiammatori come i flavonoidi, che sono degli alleati contro l'invecchiamento delle cellule, con proprietà anche antibatteriche che aiutano a ridurne la crescita di innumerevoli batteri. Inoltre abbiamo la presenza di un composto aromatico che è l'eugenolo, che ha attività disinfettante e antidolorifica. Il basilico inoltre aiuta a favorire la digestione, ma ha anche un effetto rilassante sul sistema nervoso, quindi aiuta a ridurre ansia e stress. Insomma, il basilico, oltre ad essere davvero gustoso, ci fa anche molto bene, quindi mangiamolo. Le mandorle. Le mandorle sono molto ricche di magnesio, di calcio, ferro, nonché di polifenoli, quindi antiossidanti, nella buccia. Sono energizzanti ed emolienti, ne favoriscono anche il buon umore grazie alla presenza di tirosina e triptofano, che sono i precursori dei nostri ormoni del benessere, quali la dopamina e la serotonina. Poi parliamo del nostro pomodoro, perché è uno degli alimenti che io amo di più, soprattutto nella stagione estiva. Ci dà la possibilità di creare moltissime ricette. Ma ricordatevi sempre che il pomodoro è un frutto e di conseguenza contiene più zuccheri rispetto alle verdure. I pomodori però sono fonte di preziosi nutrienti, soprattutto abbiamo il potassio, il fosforo, la vitamina C, la vitamina K e i folati. Il colore rosso dei pomodori è dovuto a un antiossidante che è il licopene, contenuto soprattutto nella buccia, la cui azione è adiuvata da altri due antiossidanti, che sono la luteina e la zeaxantina. Insieme praticamente stimolano l'attività del sistema immunitario, innalzando le nostre difese, ma come ben risaputo sono anche molto importanti nella prevenzione della degenerazione maculare. Ricordiamoci che il pomodoro fa parte della categoria delle solanacee e quindi se si soffre di irritazione intestinale o di colite, meglio prestare attenzione. Poi parliamo dell'aglio, perché è un serbatoio di principi attivi curativi di notevole efficacia, come la allicina, lo zolfo, le vitamine del gruppo B, con attività che possono andare da attività antimucolitiche, ipotensive, digestive, antisettiche e ipoglicemizzanti. Inoltre è stato ormai ampiamente dimostrato il ruolo che ha questa pianta nella regolarizzazione della colesterolemia e dei trigliceridi, quindi un vero toccasana. Ma veniamo a noi, veniamo ai nostri valori nutrizionali di questa ricetta. Parliamo sempre per singola porzione, quindi abbiamo 429 kcal, 69,5 g di carboidrati, di cui zuccheri 5,2, proteine 12,2 g, grassi 11,3, di cui saturi 1,42 g, abbiamo la presenza di fibra 5,3 g, il colesterolo 1 mg e il sodio 327 mg. Cosa fare per smaltire queste 429 calorie, le attività necessarie per aiutarsi un po'. Sicuramente, come abbiamo detto anche le scorse puntate, bisogna andare in bicicletta almeno un'oretta o fare un 50 minuti di corsa, ma anche di una camminata a passo svelto di un'oretta, vanno benissimo, oppure le 3 ore di pulizie domestiche. Mi raccomando, la pasta è il simbolo della dieta mediterranea, non può assolutamente mancare all'interno di un regime alimentare salutare e bilanciato. Quindi evitate di fare diete un po' fai da te o squilibrate. L'altra curiosità o comunque un'informazione che vi do in quest'altra puntata è la regolarità. Sì, cercate sempre di mangiare ad orari regolari, perché se si mangia in maniera discontinua si confonde il senso di fame e sazietà, ma se il corpo è abituato bene fa venire fame ad orari giusti. Mi raccomando, alla prossima, ciao!